L'Artemisia absinthium è una pianta perenne molto aromatica e amara. È un vegetale noto fin dall'antichità per le sue virtù terapeutiche. Ci sono documenti del suo utilizzo in testi sanitari ebraici, romani e egizi. Ma è nel 1972 che il medico francese che viveva in Svizzera, Pierre Ordinaire, ne distilla le foglie, ricavandone il primo rudimentale liquore e commercializzandolo come un tonico dalle proprietà misteriose. Lanciandone l'ascesa. Vi aspetto dopo la sigla con l'assenzio. Allora io bevo per dimenticare, bevo per non soffrir più. E voi, miei cari amici, mi dovete perdonare e per capirmi, tu bevete con me. Capirmi, su bevete con me. Assenzio, un mito sempreverde. La sua aura è dovuta a molteplici fattori. In primo luogo, al suo statuto unico di bevanda proibita in gran parte del mondo. In secondo luogo, all'immagine legata alla bohème parigina. L'assenzio fu nel XIX secolo lo spirito di Parigi. Terzo, la leggenda secondo cui renderebbe folli o geniali in virtù del tuione che contiene e delle visioni che esso susciterebbe. Inoltre l'assenzio sembrerebbe essere un filtro di natura alchimistica a carattere afrodisiaco. È accusato di essere al tempo stesso marijuana, LSD, popper del XIX secolo. Tramite esso, secondo le leggende, si può addirittura vedere il futuro, gettare il malocchio su qualcuno o trovare il grande amore. In effetti, il mitico liquore si ottiene, come già accennato prima della sigla, dall'Artemisia absinthium, una pianta molto aromatica e amara che contiene un olio essenziale ricco di varie sostanze, il cui abuso può provocare disturbi nervosi e distruggere a lungo andare le cellule cerebrali. Proprio per questo, in francese il suo nome è absinthe, in inglese wormwood, in tedesco Wermut e in russo è chiamato perfidamente Chernobyl. Fatto sta che il liquore tra il 1830 e il 1915 abbia un successo folgorante e come sempre il successo porta molti nemici. L'assenzio è stato l'aperitivo guida del XIX secolo, l'ora per abbandonarsi al bacio della fata verde in quel periodo dalle 17 alle 19, definita l'ora verde, che secondo un detto dell'epoca coincideva anche con l'ora dell'adulterio. L'assenzio era considerato da solo un cocktail per via del bouquet di sapori che regala. Nelle sue tipiche sfumature verdi appare anche nei dipinti dei più grandi artisti dell'epoca come Degas, Manet, Toulouse-Lautrec, Gauguin, ma anche Picasso e Van Gogh, e nelle opere dei più grandi poeti francesi, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine e molti altri grandi della poesia. Chi però non provò affatto entusiasmo nella diffusione di questo liquore? I viticoltori del Mezzogiorno francese. Il vino perse molte vendite dovute alla numerosa richiesta di assenzio. E furono proprio le lobby dei produttori di vino, nascondendosi dietro al mito della sua pericolosità, definendolo il péril vert, il pericolo verde, e usandolo come testimonial negativo per i crimini che si consumavano tra le classi più basse della società, che in quell'epoca, alla fine della rivoluzione industriale, quando il disagio sociale raggiunse i suoi apici storici, cercava nell'ebbrezza dell'alcol il sollievo dalla vita miserabile che conduceva. E anche nell'ambiente letterario, poetico e artistico fu considerato il male peggiore. Infatti fu attribuita all'assenzio la colpa del tentato omicidio del poeta maledetto Verlaine da parte del collega Rimbaud, accusato di essere ubriaco di assenzio nel momento in cui sparò all'amico. Così come gli si attribuisce la colpa per la sopraggiunta pazzia del famosissimo pittore Van Gogh, e si dice che esso fosse in preda ai fumi della fata verde quando si tagliò l'orecchio. Quindi, a partire da queste accuse, fu soprannominato il pericolo verde, fu bandito prima in Svizzera e a seguire da tutti gli stati europei, fino
persino in Italia, anche se nel nostro paese non fu mai eccessivo il suo consumo. Questa sua messa al bando accontentò i produttori di vino e in parte i sostenitori del movimento proibizionistico dell'epoca. Comunque, questo aperitivo, se consumato in maniera responsabile, non rendeva né folli né geniali. È vero che una buona bottiglia d'assenzio raggiunge i 70-75 gradi ed è vero che contiene tuione, un elemento simile al THC presente nella marijuana, ma la sua concentrazione è talmente bassa che per un individuo di circa 70 kg come me ce ne vorrebbero 25 litri prima di cominciare ad avvertire la presenza della fata verde. Sarebbe comunque prima l'alcol ad uccidere, come per qualsiasi altro liquore. Quindi non vi renderà né geni né vi restituirà nessun talento se non ne siete stati mai provvisti. L'assenzio rimane una musa artistica solo in quanto celebrata appunto da tutti i pittori più grandi e i poeti sopra le righe e anticonformisti dell'affascinante epoca bohème parigina, periodo in cui questi artisti erano considerati inutili per di giorno, costringendoli ad accontentarsi di rifugiarsi nell'assenzio per colmare il loro senso di frustrazione. Se state cercando di dipingere un quadro, se state pensando di scrivere un libro, se state cercando di scrivere una canzone, pensando di cercare aiuto dall'ispiratrice verde, sappiate che al terzo bicchiere vi addormenterete come dei sassi e che al vostro risveglio il foglio sarà rimasto bianco, il pentagramma pure, e sulla tela non ci sarà nessuna Monna Lisa la Gioconda a sorridervi amorevolmente. Tutto quello che vi troverete sarà un forte mal di testa e un alito pestilenziale, proprio per la sua caratteristica particolarmente amara. Il suo successo in realtà si deve alla qualità dei riti che ne accompagnano la degustazione. Andiamo a vedere. Nella fantastica fontana, oggetto da collezionisti e cultori dell'assenzio, mettiamo del ghiaccio. L'acqua infatti deve essere il più fredda possibile. Nel bicchiere versiamo 3 centilitri di assenzio. E sopra il bicchiere appoggiamo la caratteristica pala, un cucchiaio traforato, sul quale mettiamo una zolletta di zucchero. Si attiva la fontana e si lascia che l'acqua, pian piano, gocciolando sullo zucchero, lo sciolga e lo faccia cadere nel bicchiere attraverso i buchi. La quantità di acqua necessaria è discrezionale, ma l'importante è che sia sufficiente ad attivare la cosiddetta louche, il momento in cui gli oli essenziali dell'assenzio, abbassandosi la gradazione alcolica, si depositano sul fondo prima di tornare a galla. Comunque solitamente il rapporto tra assenzio e acqua deve essere di 3-1. È un rito che va eseguito piano, senza fretta. Si deve cogliere ogni sfumatura, ricordare ogni dettaglio e assimilare ogni aroma, che con questa operazione, purtroppo voi non potete sentirlo, ma effettivamente si diffonde questo odore di assenzio e di anice. L'abitudine di diluirlo con l'acqua pare derivi dai soldati francesi che utilizzavano l'assenzio diluito in acqua per evitare la dissenteria causata dalla scarsa qualità dell'acqua, mentre l'utilizzo della zolletta di zucchero è stata ideata dalle donne, che lo preferivano allo sciroppo di orzata sempre utilizzato dai soldati. Quindi quando la zolletta di zucchero è quasi completamente sciolta, giriamo per sciogliere bene lo zucchero nel bicchiere. Notate come il colore dell'assenzio sia mutato e sia diventato appunto molto più torbido e particolare. Riponiamo la pala sul nostro tovagliolo
Solo con questo particolare rito potremo sentirci in un caffè della seconda metà degli 800 parigino, nella piena epoca bohemienne, e non ci resta che sorseggiarlo, magari leggendo qualche passo di Baudelaire, Rimbaud, oppure chiacchierando con i nostri abituali compagni di bevute. Vi capiterà senz'altro, o vi è capitato, o ne avete sentito parlare, di un rituale dove la zoletta di zucchero viene incendiata. È un rituale in realtà che non trova nessun fondamento storico nella consumazione delle essenze nell'epoca della Bohème, anche se il metodo è chiamato alla Bohémienne. In realtà è solo un'idea e un tentativo di marketing originario dei paesi dell'est, soprattutto della città di Praga, quando, essendo rimasta l'unica città dove il suo consumo non era illegale, cercava di attirare i turisti con questo particolare modo ancora più maledetto, perché ricordava l'abitudine del scaldare il cucchiaino come per l'eroina. A questo punto io vi saluto, mi abbandono alla compagnia della Fata Verde e vi do appuntamento al prossimo episodio con un altro drink e un'altra storia. Arrivederci. Potresti cancellare tutto il male, non berrei come Asensio stanotte. E quante volte avrei voluto urlare, ma sono rimasto in silenzio a pensare alle cose che ho perso, ad immaginare fosse diverso. Non mi guardo.